Benvenuti ad una nuova edizione del TG di diregiovani.it. Electronic Plants. In Svezia sboccia la prima rosa bionica. Biologia vegetale ed elettronica organica si fondono insieme per dar vita alle piante elettroniche. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science Advances ad opera dei ricercatori dell'Università svedese di Linköping. A capo del team di ricerca lo scienziato Magnus Berggren, che afferma: ora possiamo davvero cominciare a parlare delle piante come centrali elettriche. Un campo della ricerca scientifica completamente innovativo e con un'ampia possibilità di crescita, quindi, per esempio, su una nuova generazione di celle solari, oppure su sensori capaci di controllare la crescita delle piante o la produzione dei loro frutti, semplicemente tramite un software che permetta l'interfacciamento hardware. Le applicazioni possibili per questo innovativo campo di applicazione dell'elettronica organica potrebbero avere dei risultati nelle nostre vite quotidiane. Si è già parlato di realizzare piccole centrali elettriche in grado di produrre energia completamente verde, semplicemente sfruttando il processo della sintesi clorofilliana. ISIS, Hollande incontra Obama. Il presidente francese François Hollande incontrerà oggi a Washington il presidente degli Stati Uniti Barack Obama per fare il punto sugli interventi da tenere nelle zone di guerra. Dopo l'annuncio da parte degli stessi francesi dell'intensificarsi dei bombardamenti sulla Siria, già ieri i primi caccia sono decollati dalla portaerei Charles de Gaulle, posizionata nel Mediterraneo orientale, per raggiungere gli obiettivi ISIS in Iraq e Siria. La situazione sugli scenari di guerra, però, si complica. È di oggi, infatti, la notizia che un aereo militare russo è stato abbattuto da caccia turchi per aver sconfinato lo spazio aereo. La notizia ha trovato conferma in una nota diffusa dalle autorità del Cremlino. I piloti del jet abbattuto sono ora in stato di fermo in Turchia. Internet essenziale nella vita degli italiani. Cambia e si adegua ai passi da gigante compiuti dalla tecnologia l'agenda delle priorità degli italiani. Accanto ad acqua, luce e gas, spunta prepotentemente internet. Secondo una recente ricerca, infatti, il 51% degli intervistati ritiene il web e la rete indispensabili per lo sviluppo economico, culturale e sociale dei cittadini. Un dato confortante, controbilanciato però dal fatto che il 40% del campione non ha usato internet negli ultimi 3 mesi. Pur riconoscendone le potenzialità, quindi, gli italiani non hanno ancora ceduto all'abitudine. Abitudine soprattutto ad utilizzare le opportunità in rete offerte dalla pubblica amministrazione. Arriva il Wi-Fi libero e gratuito in 14 stazioni italiane. Grandi Stazioni, la società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, lancia il Wi-Fi gratuito nelle aree commerciali delle principali stazioni italiane. Il servizio realizzato da Fastweb è già disponibile a Roma Termini, Roma Tiburtina, Milano Centrale, Napoli Centrale e Torino Porta Nuova e si estenderà nei prossimi mesi anche alle altre stazioni. Gli oltre 750 milioni di passeggeri e visitatori che ogni anno transitano in una delle 14 stazioni di GS, oltre alla normale navigazione internet, potranno inoltre accedere al portafoglio di servizi digitali e di proximity offerto da grandi stazioni, in linea con i più aggiornati standard internazionali in termini di servizi ai viaggiatori. Siamo molto soddisfatti di poter arricchire in questo modo la gamma dei servizi offerti ai nostri frequentatori. L'accordo con Fastweb ci consente già oggi di poter offrire il servizio a oltre il 60% dei visitatori e passeggeri che transitano nelle nostre stazioni. A breve allargheremo il servizio anche al resto del nostro network, consentendo a tutti i nostri clienti di poter accedere a un servizio che oggi è fondamentale per il lavoro, la vita familiare e il tempo libero, ha dichiarato Paolo Gallo, amministratore delegato di Grandi Stazioni. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!